benvenuti alla sesta edizione dei premi ETI, gli Olimpici del Teatro. Questo premio è un grande premio perché ha un grande presidente, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, dottor Gianni Letta. Buonasera. Applauso a voi, al Teatro Italiano. Veniamo al premio per il miglior spettacolo di innovazione. Chi vince? Il vincitore è... Quello lì. Sull'archia! E adesso veniamo alla drammaturgia italiana. Il premio per il miglior autore di novità italiana. Chiama a premiare il segretario generale del premio ETI, gli Olimpici del Teatro, Maurizio Giammusso. Grazie. Il vincitore è... Vincono Mario Gelardi e Roberto Saviano per Gomorra. Andiamo al premio per il miglior monologo o one man show. Chiamo a premiare Massimo Popolizio. Roberto Ellis. Hai un camaleontismo straordinario, da Moro, Edipo, Amleto, sì, parti in travestì. Sì. Anzi, la scelta come la fai? L'istinto? C'hai un consigliore particolare? Telefoni a Shakespeare? No, io aspetto. Andiamo con il premio per il migliore attore protagonista. Chiamo a premiare il direttore del Teatro Stabile del Veneto, Luca De Fusco. The winner is... Massimo Popolizio. Devo condividere il premio con due straordinarie attrici, Manuela Mandracchia, Maria Pagliato, premiate nelle scorse edizioni, con il mio regista Piero Maccarinelli che è lì seduto. Grazie, arrivederci. E andiamo al premio per la migliore attrice protagonista. Chiamo a premiare il presidente dell'ETI, Giuseppe Ferrazza. La vincitrice è... Masha Musi! Veniamo ai due premi finali. Premio per la miglior regia, chiamo a premiare il sindaco di Vicenza, Achille Variati. Ferdinando Bruni, Elio De Capitani. Grazie per aver premiato questo testo, perché noi quando l'abbiamo fatto pensavamo di farlo nel nostro teatro e invece stiamo girando con un affetto incredibile tutta Italia. Non pensavamo che ci fosse per la drammaturgia contemporanea tutta questa disponibilità. Allora vuol dire che il teatro è vivo. E abbiamo il premio finale per il miglior spettacolo di prosa. Chiamo a premiare il presidente della Regione Veneto, Giancarlo Galan. Qual è il migliore spettacolo di prosa di quest'anno? È Angels in America. Angels in America! Tanti anni fa, qualche anno fa, su questo palcoscenico, una giovanissima Ofelia, in un Amleto diretto da Luigi Squarzina e interpretato da Vittorio Gassman, uscì di scena imboccando una strada sbagliata e finì dietro quelle che Solenghi ha definito le ligne fughe dello scenografo Scamozzi. Anna Proclemer. Grazie a Gianni Letta,
grazie a Leti, grazie a Maurizio Giammusso, grazie al Teatro Stabile del Veneto e vi ringrazio per quello che mi avete dato. Grazie. Vi do appuntamento al prossimo anno, alla 7ª edizione, sempre qui in questo meraviglioso teatro, sempre, come sempre, viva il teatro. Alla prossima!